Di Rocco Pezzullo, presidente dell'Associazione Nazionale Cuochi. Situazione veramente al limite del drammatico, quella che sta attraversando la categoria non solo della ristorazione ma della somministrazione in genere. Sì, non è l'unica, però è una di quelle più colpite. Come Federazione Italiana Cuochi oggi siamo qua insieme alla FIPE con queste tavole messe a terra, perché siamo a terra veramente simbolico. In questo momento simbolico, non vogliamo chiaramente creare confusione o quant'altro, ma dimostrare proprio l'ordine che c'è all'interno dei ristoranti, il rispetto delle regole che il governo ci impone e se non impone suggerisce, ma il buon senso sta nel nostro operato. Però siamo in gravi difficoltà. Cosa chiedete? Beh, chiediamo aiuti concreti, che se ci sia una cassa integrazione che arrivi immediatamente, che ci sia una liquidità che è stata già promessa ai ristoratori che venga data. Non chiediamo soldi buttati al vento, che ci sia anche, come dire, dei prestiti ai ristoratori per investimento, per sostenere chiaramente il nostro comparto, ci devono arrivare. Luca Ferrari, scrittore, autore di un libro meraviglioso che io conservo gelosamente, Le mani sulla città. Luca, cos'è cambiato da quella città a quella che viviamo oggi? Negli anni dal 93 al 97 passammo dal partito della spesa pubblica indiscriminata alla spoliazione di fatto di questa città. Fu in quegli anni che Napoli perse il suo giornale, il Mattino, perse la sua banca, il Banco di Napoli, perse l'aeroporto di Capolichino, perse la Cirio e tantissime altre aziende che erano vitali per l'economia del territorio. Oggi restano macerie dopo 40 anni di sinistra al governo della città e speriamo che ci sia spazio per una nuova alba a partire da maggio. Se dovessi riscrivere un altro libro, come lo titoleresti? Come lo titolerei? Con il grande stupore che a sinistra si parla di una ricandidatura di Bassolino, grande stupore. In primo luogo non vogliamo essere attori di un turi, nel senso dipinti come un turi, quindi sicuramente le nostre aziende hanno applicato tutti i protocolli e meritiamo rispetto, quindi chiediamo una presenza importante ai tavoli decisori, siccome nell'ultimo mese purtroppo tutti i provvedimenti sono stati abbastanza scollegati, cioè non c'è stato una linea guida generale, noi come prima cosa chiediamo sicuramente la condivisione di tutte le scelte che verranno effettuate, perché purtroppo troppo spesso le nostre aziende sono state identificate con la malamovida e quindi trattate in un certo senso un po' a schiaffi. Cioè, io penso che le chiusure sicuramente è una pillola amara. La pillola amara va data con dolcezza, va data condividendo comunque tutte quelle che sono poi le risultanze di questi provvedimenti, senza chiudere repentinamente tutto e quindi lasciando nel panico totale gli operatori, che addirittura non sapevano a che ora dovevano aprire, a che ora potevano operare. Dove sta l'opposizione in questo Consiglio regionale? L'opposizione in Consiglio regionale c'è e c'è anche fuori. Noi siamo da mesi che denunciamo che sarebbe accaduto quello che sta accadendo. Finita il tempo delle battute, dei lanciafiamme, dei carrozzoni che raccontano sciocchezze, sta venendo fuori il dramma dell'incompetenza di questa regione. Noi siamo al fianco dei lavoratori, delle imprese, del tessuto produttivo, del territorio e stiamo constatando come siano in condizioni totalmente prive di capacità e di azione strategica. Quando si trattava di intervenire non lo hanno fatto né mettendo in campo misure per potenziare il trasporto pubblico, né per organizzare un sistema di tracciamento dei contagi, né tantomeno per mettere in campo risorse a tutela dell'economia. E ora, dopo aver fatto un'orribile figura di aver acceso in negativo i riflettori sulla Campania con la minaccia di lockdown di venerdì scorso, che ha creato ulteriore panico e il dramma che viviamo in questo momento, ora si sono chiusi un'altra volta nel loro palazzo. Il lunedì c'è stato un consiglio regionale in cui hanno vietato il confronto, non si è potuto neanche parlare, solo spartenze di poltrone. Oggi siamo ancora qui tra le persone con le nostre idee, con la nostra prospettiva, che è quella di impedire chiusure senza senso e di usare le risorse per aiutare le persone e soprattutto realizzare quello che oggi è necessario. Ultima domanda. Ieri il presidente Conte
nella sua ormai epopea di DPCM ne ha emanato l'ultimo. È soddisfatto delle proposte del governo? Se voi andate a guardare quel fiume di parole, scoprirete che per le imprese praticamente non c'è nulla. Promesse, ancora cassa integrazione, ancora blocco di licenziamenti e soldi che forse chissà arriveranno con le stesse regole bizzarre che hanno costretto 40.000 imprese finora già a chiudere. Quel DPCM è l'ennesimo fallimento di un governo che, se avesse dignità, andrebbe a casa, e se avesse ragionato per i 6 mesi che ha avuto, non ci avrebbe ridotto in queste condizioni. Altro che lockdown, qua ci vuole la cacciata degli incompetenti e un governo di salute pubblica che non prevede loro.